a questo a questa mattinata pazza. Oggi un appuntamento speciale c'è. Partirò con il gioco che si chiama The Vanishing of Ethan Carter Redux. Per prima cosa tenterò di fare lo speedrun. Approfitto per ringraziare la grandiosa streamer di Twitch, Chiara underscore error 404, per avermi dato alcuni suggerimenti. Quindi oggi farò uno speedrun missione completa e poi durante questa diretta poi vi darò alcune chicche, alcuni aiuti che ho trovato io durante la fase di come dire, la fase, ecco, che mi serviva per poter individuare il percorso da fare e come farlo. Hi everyone, welcome to our first appointment of this crazy day. Today I will try to do a speedrun on the game The Vanishing of Ethan Carter Redux. I will try to let you to understand this wonderful game, and I will try to suggest you a few selection. I want to say thank you so much to my friend streamer Chiara underscore error 404 for any suggestions for making this game faster possible. I want to say that this game is very very complicated and very 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 complex, so you must find every evidence on the map or you will be stuck, you will not go on. So please take a very very be very attentive to what I will do, and you will find a few solutions. Salut à tous et bienvenue à notre premier rendez-vous. Fou rendez-vous avec le speedrun de The Vanishing of Ethan Carter. Aujourd'hui, nous allons faire le. Nous allons jouer au jeu à manière plus rapide. Je veux remercier l'ami Chiara underscore 404 pour les suggérements, pour m'avoir suggéré une tactique. Donc je vais compléter au 100% le jeu. Puis donc je vais pas laisser nul. Voilà. Alors, je suis prêt. Siamo pronti. Tre, due, uno, via. Aspetta. Tre, due, uno, via. Si parte. Ovviamente, il mio consiglio è di scrivervi anche. I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me.
E allora dicevo che per quanto riguarda per poter anche voi fare lo speedrun, io vi consiglio di studiare bene il percorso. Quindi createvi una sorta di schema che poi vi dovrà e vi permetterà, ricordandovi ovviamente il percorso, vi permetterà di poterlo svolgere in maniera pulita e quindi poter acquisire tutto ciò che vi servirà appunto per poter completare il gioco. Io ovviamente l'ho già terminato per intero, quindi ora qui ci dovrebbe essere un'altra trappola. Eccola qua. Io ovviamente l'ho già terminato interamente, quindi conosco, diciamo, il percorso da farsi. Se avete Steam e c'è l'Achievement Channel, dovete percorrerlo a ritroso questo tunnel e vi sbloccherà l'Achievement Channel. Adesso dovrebbe esserci un'altra trappola da queste parti qua. Esatto. You have to follow this kind of guide if you have Steam and you want to win the tunnel achievement. You have to go back, run back in the tunnel. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Allora adesso si può proseguire. A breve poi ci troveremo ad affrontare il primo enigma. Ovviamente il mio consiglio, se siete frettolosi in questo gioco, vi sconsiglio di esserlo, per chi Red Creek Valley seemed like a quiet ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet. And nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Already I knew that. Dicevo, se siete giocatori frettolosi, allora io vi sconsiglio di andare di fretta. In alcuni punti bisogna fermarsi e osservare le animazioni, come a breve accadrà. Ok, adesso ci suggerisce, ci dice un po' di notizie. Adesso dobbiamo cercare la manovella. Ecco qua, ci sono delle parole che fluttuano e stringendole ci darà la posizione, ci farà vedere un'animazione e quindi ci aiuterà nello svolgimento appunto di quello che riguarda il da farsi. Ok, qui abbiamo ancora qualche indizio. Ok, ricordatevi che questa guida è per completare al 100% il gioco, quindi da questa posizione andiamo vicino al tronco e troviamo il sasso. Lo andiamo a sistemare più avanti. Mi raccomando,
cercate di farvi uno schema quando iniziate, se volete fare lo speedrun ovviamente. Createvi uno schema. Ecco. Adesso noi sì. Ecco. Io già conoscevo, quindi vi permetterà ovviamente di essere più rapidi. Adesso continuiamo. Allora, c'è ancora da sistemare il sasso che ho trovato e lo andremo a posizionare in questa posizione. E abbiamo ripristinato questo primo pezzo. Andiamo qui e troviamo il cadavere. Tasto sinistro per voi che giocate su PC e leggiamo cosa ci dice. Ecco. Se ciò accade vuol dire che manca qualche pezzo, infatti ci ha detto non ancora. Quindi andiamo a recuperare la manopola per sbloccare la motrice che si trova vicino a uno scoglio, se ricordate dall'animazione. Quindi scendiamo qui sotto e troviamo la manopola per far partire la motrice. Quindi dobbiamo ritornare, dobbiamo andare dove c'è la motrice, sul ponte di legno, e dobbiamo portarla a quest'altezza qui, dove c'è automotrice. Dobbiamo fermarci qui con la scala e quindi andiamo a recuperare la motrice. Questo è uno speedrun, ma allo stesso tempo, ovviamente, potrebbe eventualmente chi vuole prenderlo come, diciamo, tutorial, ma poi ognuno lo interpreta in modo suo. Quindi andiamo qui. Per far girare la manovella bisogna schiacciare più volte il tasto sinistro del mouse. Perfetto. Ci avviciniamo sempre con il tasto sinistro. Quindi ricordatevi della manomella, quindi la prima cosa, ricordatevi di non aver fretta quando vedete le parole che gironzolano per aria, giratevi e cercate di far sì che tutti i caratteri poi si uniscano e quindi formino il trigger, chiamiamolo così, che permetterà di visualizzare. Ok, vi permetterà di visualizzare alcune cose particolari. Allora, a questo punto andiamo ad esaminare il cadavere e ci sbloccherà la prima animazione. Ecco. Adesso ci darà diverse posizioni. Quindi adesso dobbiamo ovviamente sbloccare tutte queste posizioni qua e poi dovremo dare una sequenza. Io ad esempio ho segnato la sequenza su un foglio di carta. Allora, questa qui deve essere la prima. Ovviamente se sbagliate la sequenza
non andrà avanti, quindi bisognerà cercare la giusta sequenza. Poi abbiamo tre, quattro, questa è la sequenza, 5 e 6. I wish there was another way. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. Travis, tell me where Ethan is. Now. I'm giving the sleeper what he wants. Che cattivo. Ethan, run, goddammit. Go! Get out of here! Travis, close your eyes. Adesso noterete che ci saranno questi, tutti questi corpi fluttuanti, diciamo così, questa specie di peoni dei fuochi d'artificio, che a breve uno uscirà e andrà a finire qui giù. Qui, una volta vista l'animazione, avviatevi a questo punto, perché a breve cadrà il razzo. Ecco qua. Grandpa? Stay away! Ethan, I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it! I have to destroy the room! Corvus, I'm sorry. Ethan. Oh no! I can't let you do that. E adesso possiamo continuare. Whatever had turned Ethan's family against him, the grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience, because the old are tired. Their hate is less useful. Ecco qui, ritorniamo indietro e andiamo a trovare un altro oggetto che ci servirà più avanti. Il percorso è questo qui. Quindi continuiamo e adagiata su una roccia più avanti troveremo una pigna che in realtà, eccola, che poi si trasformerà appunto in una granata. Perfetto, fatto questo, scendiamo e continuiamo cercando di fare il percorso nella boscaglia qua, in mezzo alla natura. Allora, e lì vediamo un semaforo, una specie di semaforo, quella cosa bianca là. Ecco qui. E qui ci sblocca un'altra sequenza. Ecco qua. Quella che avete visto è la sequenza. Se sbaglierete, ovviamente vi darà una specie di errore e quindi non vi farà proseguire oltre. Andiamo dritti dritti qua. Inseguiamo l'uomo dello spazio. Mm-hmm.
e a breve ne vedrete delle belle. Come dicevano su Ritorno al Futuro in Back to the Future. Ehi, questo è così veloce. Io lo sto giocando così, ma vi assicuro che all'inizio è stato qualcosa di incredibile, davvero un gioco ben fatto, pieno di tanti colpi di scena. Bunda! Oh! Ci hanno imprigionato! Si è imprigionato! Davvero molto molto ben fatto. Ed è estremamente complesso. Un'altra, una volta arrivati a questo punto, avvicinatevi. Get out of my room, Travis. Stories, stories, always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Perfetto. E siamo ritornati nella normalità. Ricordate, tutto quello che sto per fare dovrete farlo anche voi. E come si dice in inglese, you must. Non è facoltativo, ma assolutamente deve essere fatto. Basta perdere uno di questi dettagli e il gioco non va avanti. You must do everything I am doing in this moment, or you will be stuck in the game. You will not go on. No trains have been through here for a long time. Guardate questo. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become and then remain the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Ovviamente dovete guardare quella struttura per sbloccare la voce narrante. You must watch that structure to unlock the storyteller voice, or you will be stuck. I've seen every version of you have to check everywhere. I found the solution. You have to go here. Madness. I suppose the idea is. Sorry. You have to approach one. There are things in this world that cannot be named. Vi avvicinate, ecco. Stessa cosa che abbiamo detto prima. Cerchiamo di far coincidere. Ecco qui, tasto sinistro, e ce ne andiamo. Ora dobbiamo entrare in quella casa sulla sinistra. Ma prima di entrare in quella casa, andremo nella casa qui di fronte per memorizzare le stanze, perché qui avverrà un fatto, diciamo così, atipico. Quindi io, come sempre, ho scritto tutto sul foglietto di carta, quindi se salvo errori dovrei riuscire a sbloccarla al primo colpo. Speriamo. So you have to check in this house. You have to you must observe everything here. Remember, ricordate ovviamente, cucina, scale, qui abbiamo la stanza con la sedia, qui abbiamo il tavolino grosso. Saliamo, ricordate che a sinistra
They're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's... Ricordatevi della sequenza. Qui bisogna girare in tondo, quindi abbiamo la scrivania, poi abbiamo il comodino e poi le scale. Poi abbiamo il corridoio, il comodino, ricordatevi il comodino, finestra con il divano. E poi salendo qui abbiamo qui è tutto normale, lo vedete, e ci troveremo qui. E questa è la stanza del ragazzo. It's not my fault. Ricordatevi che dovrete, per diciamo così, confermare la scelta, adesso poi vi farò vedere, dovrete attraversare la porta temporale e quindi andrete a sbloccare, a convalidare, ecco, l'esattezza, e poi ci sarà un colpo di scena, ovviamente, non vi dico altro. Quindi andiamo in questa casa, è quella lì che trovate, che vedete dal ponte sulla sinistra. Arrivate qua, prendete la letterina, ve la leggete e cominciamo. Allora, per cambiare la scena ci si avvicina, tasto sinistro del mouse, cioè c'è scritto scambia, cucina. Perfetto. Quando fa quella luce vuol dire che è corretto, altrimenti se diventa rosso vuol dire che è sbagliato. Scalette, perfetto. Andiamo qui. Perfetto, tavolo. Qua abbiamo la scena con la sedia, perfetto. Torniamo indietro e saliamo. Qui dobbiamo fare il giro della casa. Esatto, scrivania piccolina, perfetto. Poi qui c'era il comodino, ecco, e qui invece le scale, ecco qua. Qui abbiamo il corridoio, poi abbiamo qua, esatto, dovrebbe essere questo, perfetto. Qui abbiamo, esatto, questo. No, sbagliato. Oh no, sbagliato, no. E qua, ah, e qui la stanza del ragazzo, quindi ci avviciniamo, ecco qua. Ok, perfetto, e abbiamo sbloccato, oh, senza volerlo abbiamo sbloccato il livello. Quindi ricordatevi della sequenza. Remember the sequence. Why are you standing there? You spying? No. No. What the hell's wrong with you exactly? Rappelez-vous de la séquence. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Voilà. Rappelez-vous de la séquence des chambres de la maison que vous allez trouver sur la gauche quand vous entrez dans le village. Rappelez-vous de la position des chambres, voilà. Maintenant, on a terminé. On doit aller. On court. On va courir. Et on va rejoindre l'église qui se trouve dans la forêt. Now we have to join the church inside the forest. Ovviamente adesso andiamo a raggiungere la chiesa che si trova nella foresta, dove c'è anche un cimitero. E qui avremo un altro caso da risolvere. Ovviamente. Bisogna
proseguire su questa strada e poi naturalmente ci troveremo alla chiesa qua, a questo tempio del culto. Eccolo qui. La prima cosa che dovete fare è entrare nella struttura e andare nel campanile. The first thing that you have to do is enter inside the church and go here and take this oil lamp. Vous devez entrer dans l'église et prendre la lampe à huile. Poi andiamo nel cimitero. Now we go here in the cemetery. Nous allons dans le cimetière et on vient ici. Voilà. Allora, ci esaminiamo tutto quello che dobbiamo esaminare, ovviamente. Stessa cosa, ricordate? Tieni premuto. Al momento c'è un'animazione. Ovviamente, questo ci dà la direzione, quindi significa che il nostro prossimo obiettivo si trova in quella posizione. Quindi si trova qui sotto. Tira e ispeziona. Perfetto, osserviamo ciò che ci esce scritto. Corvo, quindi dobbiamo trovare qualcosa tipo un corvo. Ci giriamo, cerchiamo di far convogliare la scritta in unica forma. Ecco qui, e ora ci dice che il nostro oggetto si trova in un punto ben specifico della mappa. Quindi adesso dobbiamo andarlo a cercare. Si trova vicino a un pino, vicino a una tomba, quindi usciamo. Ovviamente qui troveremo ancora un altro punto da esaminare. Osserviamo e poi andiamo a recuperare l'ultimo pezzo. Perfetto, questo è completo. Allora, si trovava vicino a un pino, se non ricordo male. Ovviamente, se non ricordate dove era, fate un giretto. Quando vi avvicinerete, e mo pure mi sono scordato. Ah, allora dovrebbe essere, eccolo qui. Ispezione. Vi ricordate? Nella cripta chiedeva un corvo. Ecco, adesso andiamo a mettere il corvo nella cripta. So remember, in the crypt we need a crow, and now we will replace the crow on its own place. Ecco qua, nous allons passer le crow encore ici. Voilà, et on va faire l'animation. Là. Et ce que nous avons regardé tout à l'heure, je sais pas s'il le fait voir une autre fois. Voilà, on va répéter. Voilà, maintenant on a la lumière, donc on peut le regarder. Voilà, donc nous allons descendre. We go downstairs. Andiamo giù e recuperiamo. Ispezione. Ecco, questo ci serve. Adesso, arrivati a questo punto, andiamo a posizionare. Ecco, vedete? E adesso possiamo andare avanti.
You must place the knife here and then you can go on. On doit placer le couteau ici et puis on peut continuer. Quindi ritorniamo qua e facciamo. Teniamo premuto. E adesso ci si presenterà a noi una scena del crimine. E noi dovremo risolvere l'enigma. Quindi sbloccheremo tutte le scene. So we have to unlock again all the crime scenes and then we will go. Nous allons débloquer la scène du crime et puis on va continuer. Attenzione in questo punto perché ci sono due personaggi e ci si potrebbe confondere. Quindi la sequenza corretta è 1 You have to check with attention the sign screen because you will be confused by another person, that is the other man here near the lady. So remember 1, 2, 3, 4 and 5. La séquence est celle-là. 1, 2, 3, 4 et 5. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And breaking him up. Giving him to the sleeper. Forever. You know this is wrong. Chad, finish those bricks before he wakes up. Ah, my eyes! Chad, let me see it. Get the hell away from me. This is Dale's fault. He should have been helping. Dale's weak. He always has been. You're right. He is weak. Chad! Get off of him! He's your brother! Get off of him! E Chad qua. Si libera. The hell's going on? Ecco. Where's Ethan? The one who sleeps must not sleep. Vi ricorda qualcuno? Ethan. Era appunto il tizio a cui la persona anziana ha praticamente mutilato le gambe. Ecco. Perché vi ho detto. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. E anche questo è completato. Ricordatevi della sequenza. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out into the air and into the minds of his family. Venite qui, adesso dobbiamo scendere e dirigerci verso quella tenda, verso quelle torce lì. People come here for many reasons. They want to ask me questions about the future. I can see the future. So it is the past that interests me. If you want to find my house, you must answer the questions I ask of you. There's death,
bring peace or suffering? Dipende. Would you prefer anonymity over notoriety? Una via di mezzo, non ci sta. Do you feel victory when your words cause pain? Pass. Do you take that which you know you will not return? No, grazie, il resto mi lascio sempre. Is betrayal caused by inequality or injustice? Non nessuna delle due. Does sin come from the heart or the mind? Dalla mente, dalla samente. Ecco qua. Io l'ho già letta, quindi. Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Adesso ritorniamo indietro e dobbiamo accedere alla cava, al sotterraneo. Per fare questo però dobbiamo prendere una stradina che si trovava prima di arrivare alla chiesa, invece di scendere, ecco, sì, si sarebbe dovuto proseguire dritto. È chiaro che dopo svariati tentativi, io e ovviamente anche dopo un po' di spoilerata, sono riuscito a trovare alcune soluzioni. Allora, per quanto riguarda quell'accesso alla cava, siccome il cancello è chiuso con il lucchetto e a quanto pare non esiste una chiave, dobbiamo cercare un ingresso, un accesso, ecco, che non è quello da, diciamo così. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Lo dicevo che bisogna trovare un ingresso alternativo, che non è quello lì appunto dell'ingresso principale perché è bloccato, ma c'è un ingresso che vi farò vedere. Cioè qui noterete sulla sinistra che c'è una scritta: so we must check an alternative entrance because the main entrance is stuck. Nous devons trouver une alternative pour entrer dans la cave. E l'entrée principale elle est fermée avec une chaîne. Dunque si entra per di qua. The entrance is here. E l'entrata ovviamente è qui. And now I will show you. Presidentissimo, buongiorno e ben tornato in Lives. Come vedi, sto tentando uno speedrun qua. Ieri me lo sono studiato per bene. Speriamo di non fare gaffa. Allora, adesso dobbiamo andare a sinistra, esatto. Bello sto gioco. È bello complesso, però se capisci il meccanismo ti appassiona. Ecco qua, adesso andiamo giù. Welcome presidentissimo, grazie per essere passato il live. Bello grande sto gioco. Sto facendo il tentativo di fare questo speedrun, no, lo riesco a fare per il momento. Ci sto riuscendo perché ho imparato un po' di sequenze, altrimenti col cavolo. E ieri ci ho perso diverse ore prima di capire come funziona. E poi ovviamente la mitica Chiara
underscore error 404. Mi ha dato degli ottimi consigli per portarlo a meglio avanti. Bene, bene, un po' raffreddato di qua, un po' raffreddato, però ci sta. E purtroppo ieri sera mi sono appassionato a sto gioco e quindi diciamo mi sono un po' distratto. Allora, arrivate qui, andiamo alla rastrelliera e ci dice supporto per picconi spazio vuoto. Quindi stessa cosa, cerchiamo di far chiudere queste parole, ecco qua, e ci dà un suggerimento. Ovviamente noi non vediamo niente, ma noi ci continuiamo la nostra esplorazione. Scena del crimine, e noi analizziamo. Ricordate, se manca un pezzo del puzzle non vi fa andare oltre. Qui ci sono tutta una serie di omicidi da risolvere. E adesso se noi facciamo così non si ingrandisce, quindi vuol dire che manca qualcosa. Noi qua abbiamo il piccone, vedete la sequenza piccone, quindi dobbiamo assolutamente andare a recuperare il piccone. We must bring, e quindi adesso entriamo, accendiamo il nostro bel trattorino, prendiamo una bella rincorsa e poi via. Oppla, Zappa, secondo te che trattore è questo che ha rotto le rocce? Secondo me è Fiat. E come abbiamo visto nell'animazione, ci diceva che in quel punto c'era qualcosa da trovare. Ovviamente era buio e non si vedeva. Toh, abbiamo trovato il piccone. Adesso torniamo indietro. Ieri sera, anzi ieri notte, me lo sono studiato bene, stanotte, che ero talmente preso da cercare la soluzione che non ho continuato a fare nonostante non fosse un orario decente. Quindi ci avviciniamo, tasto sinistro, ripara, e adesso ritorniamo ad ispezionare il corpo per attivare il trigger per la scena del crimine. Basta avvicinarsi e tenere premuto il tasto sinistro del mouse, e adesso partono tutta una serie di scie qua, che so, peoni, non so che cosa. Quindi facciamo la stessa cosa, ci sblocchiamo gli elementi da analizzare. Io ovviamente la sequenza l'ho già trovata. Quindi questi entrano, poi questo va qua. Poi aspetta, va qua, sì, se non ricordo male, e mo la sbaglio, così. prende il piccone, se la sequenza è sbagliata si interromperà l'animazione. Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. Voilà, Macho King, carissimo, buongiorno, spadaccino alle oline. Stiamo facendo questa corsa a questo speedrun.
He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Esattamente. Hai parlato proprio bello. I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing? Ecco, lui prende il piccone a questo punto perché poi ovviamente osservandolo con attenzione c'era l'apertura danneggiata. I'm fixing something. E poi quando si dice burp sta affogando alla casa. Let me out! The sleeper demands to rise! The sleeper must wake up! The sleeper must wake up! The sleeper must... Quando si dice o purp sa da cuocere rin dall'acqua soi, ovvero il polipo deve cuocersi nella propria acqua. E quindi quando qualcuno fa le cose non buone, solitamente a volte capita che gli succedano le stesse cose. Allora, qua mi sono perso. Ah, ok, perfetto. Mi sono anticipato. Where's mom? I thought I heard her voice. She's still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kinda looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brothers. Go, now. Kurkur. Oh, kappa. Ricordatevi che in questo gioco Hayden killed his wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Come ha detto Chiara, non bisogna perdere alcun dettaglio. Vi basta perdere una sola animazione, un solo dettaglio e non andate avanti. So you must check everything everywhere or you will be stuck. You will not go on. Ovviamente poi c'è un'ultima parte che andremo a fare verso la fine, che non è questa qua, che ci darà un po' di filo da torcere. Ma noi qua abbiamo il mitico Macho King e noi non ci fa paura nessuno. Oppla, ecco qua. E adesso ci facciamo un bel bagnetto qua alle terme del Patacca. Anzi, alle terme della zappa qua. A gratis, qua ci stiamo facendo un bel bagnetto. Ovviamente tanti di questi trucchetti mi sono stati suggeriti da Chiara underscore error 404 e quindi ovviamente sì. Avete trovato questa speedrun utile? Mi invito ovviamente. I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into, and with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. Sì. And it wanted me to leave. Giusto. E comunque Chiara mi ha dato tanti consigli. Ovviamente stavo dicendo. Vi invito a passare nel canale di Chiara e lasciare un bel follow, ovviamente seguire anche la zappa storta Machoking82. Ma diciamo che se non ho sbattuto molto la testa è grazie a Chiara underscore error 404. Ecco qua. Ma veramente mi ha dato una mano perché era arrivato in un certo punto che non riuscivo ad andare oltre. Grande. So if you found this
speedrun tutorial. A good thing, you can please follow the channel of Chiara underscore error 404 and follow her. She is a great streamer and she is great. Thank you so much. Ok, allora adesso scendiamo a prendere l'aria, scendiamo a studiare la scena del crimine. Ispezione. Portapenne rovesciato. Ragazzi, io ci ho sbattuto veramente la testa per capire. Ci ho provato, ma era complicato. Non capivo queste lettere che si accavallano. Ecco. Mi raccomando, quando esce questa sequenza, guardatela attentamente. Premete il tasto sinistro del mouse e lo fate partire. Ok, ci sono delle forbici da recuperare. Quindi, se vogliamo, ma tanto dobbiamo ultimare la sequenza. Vedremo che se non si espande, non spendi, espandi, non ti espandi, vuol dire che manca il dettaglio. So if you see that this circle will not grow, you must check and bring the scissors that are, you will find them in that position. Alors, si vous voyez que la scène du crime ne change pas, vous devez chercher les choses que vous avez vues dans la poule. Donc, nous allons prendre les ciseaux qui se trouvent sur l'élévateur. We must check and bring the scissors that are here. And we will complete the scene, the crime scene. Now we go back into the room, that room, and complete the action. Donc nous retournons dans la chambre et on va continuer l'action. E allora ritorniamo indietro, ovviamente. Entriamo nella stanza e andiamo a ripristinare la scena del crimine. Ci dirà, ecco, ci indicherà cosa c'è da, ovviamente prendiamo l'ascia che mi sono scordato, la andiamo a ripristinare giù, altrimenti è a metà, perfetto. Quindi ritorniamo sopra, c'è scritto forbici, ripara, ecco, ci sono i tre puntini. Adesso teniamo premuto il tasto sinistro e abilitiamo la funzione scena del crimine, diciamo così, e qui dobbiamo trovare una soluzione cronologica. Al crimine, io ovviamente questa sequenza l'ho già trovata, quindi adesso vi faciliterò un pochettino il tutto. I found the right order, and now you will find the right combination. Eh sì, vicino alla scrivania, mi sa che non l'ho attivato. Sì. Ok, abbiamo la sequenza, quindi adesso torniamo giù. Ricordatevi sempre di analizzare tutto. Allora, la sequenza è questa. La prima è questa. Qui stavo uscendo dalla grotta e forse gli voleva fare lo scaldacollo. 2, ovviamente questa è stata abbastanza semplice trovare la sequenza. 3, this sequence has been quite easy to find. 4 e 5, spazio, ecco qua.
Hoppala! Where's my mother? Why are you standing in the sleeper's way? She had an accident. Travis, put down the axe. An accident. I didn't want her to get hurt. Girl, so sick. You know, since Ethan found that room. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay! He wants to burn Vandegrift's room. Look, Travis, just leave me alone! Oh, God. Oh, God! The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes, he chose Mom. He chose me. Son, I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. Eccola. Come dice la mitica Chiara, eccola. Didn't have to be this way. You could have helped the sleeper, helped us. But Mom's right. You're a coward, and you'll be meeting Ethan again soon. E come si dice a Napoli, si è fatta cartella. Adesso osserviamo bene ciò che accade. Capiremo se la scena del crimine è stata completata o meno. Ok, abbiamo un ultimo tassello da mettere nel puzzle. Quindi io già so dove va, quindi ci spostiamo velocemente. We have to run faster and follow the light. E questo va all'interno di questa mega struttura. E quindi entriamo nella struttura. Io già so dove stanno. Andiamo vicino a tutti. Travis, we can get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. Ok, allora, arrivati a questo punto, vi farò vedere una cosa. Allora, la turbina qui ci indica di chiudere la valvola della turbina. Per il momento non la giriamo ancora e vi spiegherò anche la motivazione. Allora, intanto andiamo ad esplorare l'ultima parte della mappa, che è qui. Qui troviamo un sub ed un fucile di precisione, un carabine 98. Ok, a questo punto da qui non possiamo più uscire, dovremo e dobbiamo attraversare il ponteggio che si trova dall'altra parte. E adesso andiamo a chiudere la valvola, perché praticamente ci permetterà di attraversare il fiume. So now you must first check the latest part of the map over there. So you have to bring the sniper gun, and then you have to close the valve, and you'll see why you have to close the valve pump. Alors, la séquence elle est aller chercher le fusil là-bas, puis fermer la valve. Allora, ovviamente per attraversare questo percorso d'acqua non avremmo potuto farlo prima, perché l'acqua ci avrebbe travolti e quindi non ci avrebbe fatto uscire questi due mattoni. Girando la valvola si sono alzati questi due mattoni che ci permetteranno di attraversare il ponteggio qua. So
the valve, closing the valve, let you cross the river from this part. And what you are seeing here is the you will find them closing the valve. Ce que vous regardez, vous voyez maintenant, ça s'est passé quand j'ai fermé la valve là-bas. E adesso continuiamo, siamo quasi a buon punto, ragazzi. Mi mancano solo un altro paio di pezzettini. Di questa mappa, poi mi fermerò per qualche minuto e poi ci vedremo in multiplayer naturalmente su Farming 22. I could feel him, a pinprick of light in the darkness. He would know me. He would know why I'd come. Ci vedremo sulla mappa Fratelli Caponi della Helen Grant, quindi. E oggi pomeriggio in grande in pompa magna porteremo la Zappaland. Allora, qui arrivati a questo punto non dobbiamo fare altro che andare dritto per cercare la casa bruciata. We have only to go forward looking for the burned house home. Here there is. Quand nous traversons le fleuve, nous devons chercher la maison. Donc on n'a pas d'autre chose à faire. Quindi entriamo qui, giriamo di qui. Occhio che qui ovviamente c'è una scritta qui, che è crudo o grudo, Corvus, quindi noi ci avviciniamo qui. Then fight it. I have to destroy the room. Corvus, I'm sorry. Ecco, vedete le lettere? I can't let you do that. Ci suggeriscono una cosa, quindi giriamo, allora, us. Ok, dobbiamo formare la parola Corvus. Corvus, ecco qua, e abbiamo sbloccato il passaggio segreto. You must type here on this part of this trigger the word Corvus. Vous devez écrire sur cette partie-là Corvus. Entriamo qua e questa è la casa bruciata. Ovviamente osserviamo il tutto e qui c'è qualcosa da ispezionare. Carbonizzato. Allora, visto qualche altra cosa qua, ecco. Ok, adesso proseguiamo tenendo premuto. Ovviamente una volta che abbiamo preso tutti gli elementi si ricrea la scena del crimine e quindi adesso dobbiamo ricostruire l'omicidio. Ma quasi sicuramente farò una figurella, quindi il nonno entra, il bambino ci dice: nonno, ho trovato qualcosa che forse ti piace. Ci avviciniamo, si mi fa pigliare, si mi piglia 3 e 4. Se ovviamente la cronologia è sbagliata, vi fa tornare indietro. Ethan, I fought it off. It's okay. Grandpa, get away from me. Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, I can help you. I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Grazie Zappa, grazie per essere passato. Io fra
Temo di finire qui, penso fra una mezz'oretta più o meno. Parto con Farming 22. Vandergrift kept his victims alive. He made them suffer. Ciao Zappa. Grazie per essere passato il Lives e buon lavoro. KK. I can squeeze through. Oh no, oh no. Gale. Burning the room won't matter, Ethan. The sleeper's inside us now. Grandpa! Get back! Oh no, oh no, faccio retta. We all have to die. Even you, even me. Vediamo un po' questo dove ci porta. Ok. Ah, perfetto, siamo arrivati da Aida. Shit, Aida. Ethan. Aida. Shit. Well, kid. Ozzy arrivato. You stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero. Paul Prospero. Are you really here? I'm sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. Oh, Kappa. E adesso? Here. Andiamo again. I knew this story. And it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Eh certo, manca ancora un pezzettino. Trappole teschi, questo è quello che abbiamo fatto all'inizio. Capsula spaziale al semaforo. Casa dei portali. La foresta della strega. Bella di complicatucci. E quindi ci tocca adesso viaggiare. Quest'ultima parte è quella lì un po' più articolata. Allora, qua si torna indietro. Noi dobbiamo andare di qua, se non ricordo male. Bisogna scendere, sì. Scendiamo. This is the very last part of the game. Et c'est là et la dernière partie du jeu. Nous allons presque fini tout le jeu. On a pris tout. On a completé tout. Et ovviamente questa è la parte finale ed è quella lì che è un po' più rompicapo. Con questo avremo e abbiamo completato al 100% il gioco. Allora, qui ci dice questa cosa, ci avvisa, io già ci sono passato, adesso dobbiamo trovare lo stanzone dove troveremo la ruota gigante che si trova in questa parte centrale qua, in mezzo a quest'area grossa grossa, in mezzo a questa C. Quindi noi dobbiamo andare sempre dritto e poi al prossimo incrocio giriamo a destra. Quindi in fondo a destra, al prossimo checkpoint a destra. E qua inizia la sequenza. Ecco. Ecco, dobbiamo scappare da quel mostriciattolo perché altrimenti ci fa la pella. Allora, noi stiamo qui, quindi passiamo di qua e a destra, se non ricordo male. Oh, mi sono perso un'altra volta, vedi? Dove che siamo? No, sbagliata strada. Ai ai ai, qui è facile, aspetta. Allora, noi stiamo qua. Quindi se io vado di qua
No, ecco qua, K. Abbiamo sbloccato senza volerlo pure il primo trigger, uno dei tanti trigger. E questo mo ci indicherà la strada. L'anguilla che ci indica la strada, che mamma ricorda. Aspetta, dove vedo una luce blu laggiù? Ecco qua, abbiamo sbloccato anche il secondo. Ispezione. E questi vanno tutti qua sopra. Allora, qui in pratica bisogna trovare la sequenza per aprire quella ruota. La sequenza, ovviamente. Ciao Sevenmar, buongiorno, ben ritrovato. Scusa, ma sono parecchio preso dall'ultima parte facendo lo speedrun, quindi. Come stai, Seven? Benvenuta, benvenuto, benvenuta. In questo momento sto portando il gioco che ho vinto al giveaway di della mitica Chiara. Allora, ho dimenticato una cosa. C'era una letterina qui sotto e dobbiamo leggerla. C'è un simbolo, c'è una M. Quella M ci servirà per aprire l'ultima parte della ruota della fortuna qua. Quindi andiamo qui, ci mettiamo su percepisci e guardiamo. Allora, triangolo, la cornetta, il triangolo è questo, quindi mettiamo la cornetta, giusto? Triangolo, sì. Poi quest'altro, la croce, quella lì, cioè la stella di Davide, dice quella specie di, dovrebbe essere, aspetta, dovrebbe essere questa, sì, non ci ho fatto caso. Ecco, perfetto, siamo sulla buona strada. Adesso dobbiamo rifare il percorso, andare nella cava e andare a sbloccare altri mostri. E qua mo ci facciamo due risate, perché ultimamente, ieri sera quando ho fatto sta cosa, ecco, c'è il mostriciattolo da qualche parte. Ecco questa catenella, vuol dire che ho fatto non ne buo. Allora qua mo dobbiamo girare la grotta e cercare il prossimo mostriciattolo. Quindi dobbiamo guardarci bene intorno. Ma questa è la parte dove si perde più tempo. Bisogna osservare bene tutti gli angoli. Ai ai ai, questa luce blu qua non mi piace. Vediamo se c'è qualcosa di qua. E la parte più complessa di questo gioco è proprio quest'ultima parte qua. Deve esserci. Ok, sono partito da qua. Quindi stiamo girando in tutto. Oh cacchio, che è successo? Oh, ho la vaga impressione che qua. Mostriciattolo. Eccolo lì. Noi dobbiamo scappare dal mostriciattolo. Mostriciattolo, stiamo lontano. Ah, qua sono tornato indietro. Ai ai ai. E qua questo è il rompicapo. Allora, andiamo di qua. Qua sta chiuso. Andiamo di qua se troviamo qualcosa. E prima, oh, eccolo qua. Anguilla, portaci dalla ruota della fortuna. Dai, 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 ruota.
Dai, su, come dice il mitico Macho King. Se non spendi, espandi, non dispandi. E qua non usciamo vivi. Anguilla. Fuochi d'artificio, cacchio. C'è sta il mostro. No, ma questo proprio mo doveva passare qua, a me non lo so. Ma tu guarda chi sto, guarda un po'. Andiamo un po'. Dove ci troviamo? Allora devo fare tutto il giro là. Mostri chattle. Vai a dormire, ya? Yeah? Mi perdo un'altra volta. Oh, meno male. Abbiamo trovato la strada di casa. Questa è la ruota della fortuna. Mostri chattle. Su. Stammi lontano, capito? Allora. Percepisci. Se abbiamo messa la combinazione giusta, allora mo il quadrato e c'ha la Z di Zorro. Se la sequenza è corretta, esatto, e questa mi pare che l'ultima era la M. Ok, vabbè, fatto questo, i tre pallini vuol dire che abbiamo usato la combinazione giusta. Ora dobbiamo trovare quanti ce ne stanno qua. Appena tre, me ne mancano altri due. È una faticaccia, ragazzi. È veramente una faticaccia. Una faticata. Ci c'è una. Perché mo ci sta il mostro ciattolo in giro. È un problema. Allora, rifacciamo il giro. Oh cacchio. La sentite la campanella qua? C'è sto mostriciato qua. Oh mamma rogarmelo. Fu. Scappa. Allora, ma siamo qua. Vediamo se di là ci sta qualcosa. Sperando sempre che sto mostro qua non ci viene a fare la pella, mamma. Allora. Qua dovete sapere che riuscire a trovare questi tizi che ci indicano, oh cacchio, la strada è un terno al lotto, è come vincere un terno al lotto. Oh, sapevo, ma guarda un po' chi sta, voglio, è malacco. Cioè, ma non lo so, questo mi, ma questo è uno stalker, ma cioè, ma veramente non lo so. No, si è pietrificato, meno male. Cioè, capite niente, Macio? Cioè, questa appena senti i passi fa... Dove sei? Il mio tesoro! E capra, ma c'è mai sbattere la capra? Eccolo qua, mamma mia! Che mazzo, cioè, che fortuna! Vai, va! Mamma mia, ci è mancato un bello che... Oh cacchio, qua sono ancora altri. No, dai, ti prego. Vatti a fare una cammanata in mezzo. No! Dai, fai puff. Bravo zio, vai. Puff. Vediamo dove stiamo. Non facciamo rumore, zitto. Ottimo. Allora devo andare dritto, destra, quindi dritto, destra, la mappa, ecco qua, dritto qua, vedi qua, speriamo che non mi compare all'improvviso davanti sto fotondone che già mi è capitato altre volte che mi è apparso. Vai, dai. Su, dai. Su. Allora, questa dose è messa. Allora, riepilogo.
Triangolo, triangolo, la tromba. Qua facciamo l'orchestra. Allora, triangolo, la tromba, poi il quadrato, la Z, il quadrato, la Z, il rombo, la tromba, il rombo, la tromba. Ecco cosa ho sbagliato. Ecco. E poi la stella. Aspetta, questo è il triangolo. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Dai, 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 su, 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 su. Questo mi pare che se mi sbaglio dovrebbe essere questo. Visto che è il triangolo, no. Ok, allora. Ok, un altro pupazzo di neve. Qua dobbiamo trovare 1, 2, 3. Fammene una cosa, vediamo se. No, devo fare per forza il percorso, ok. Cattiva, preparati. Ma tu stammo lontana, lontana. Mostriciattolo. Punta pa. Orsacchiotte, dove sei? Wunderbar, dove sei? Guardiamoci bene intorno e soprattutto ascoltiamo con attenzione. Con molta Wunderbar. Ci manca l'ultimo pupazzo. Eccolo qua. Mamma mia, che mazzo! Ua macio, sei un portafortuno. Se questo è l'ultimo stiamo a cavallo. Sempre se Mastro Lindo qua non appare e mi viene a fare lo scherzetto come ha fatto ieri sera. Mazzo, stanotte. Oh, questo si espande bene, guarda. Dai, su, su, vatti a mettere in postazione e speriamo che sia l'ultimo tassello. Credo di sì, eh? Credo di sì. Ah, il cerchio, la Z, ma non è questo. Cerchio, cerchio, che cos'è? Z. Quindi, riepilogando, cerchio, no, aspetta, Z, cerchio, il quadrato, ah, questo è quadrato, Z. Cerchio, Z, poi la stella, che è la specie di un battello, poi il rombo, ah, la Epiphone, il marchio della Epiphone, giusto. Dove sta? Oh, che mazzo, vai, dai. Grande Macho Kingali, Macho Kingali, Macho Kingali. Oh cavolo. Questa è bella fredda, questa. Oh. Oh, questi hanno mangiato pesante, raga. Non fateci caso, ma. Oh, c'è il trattore, hai visto? Quello lì che danno su Farming 22 qua. Oh, ma qua dove devo andare? Per andare dove dobbiamo andare. No, non è qua. Ma vedremo proprio l'ultimo. Ah, leggi, ecco, vedi. Mi sono perso sto dettaglio, questo. Ethan, I told you to stay out. God damn it. Look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay. Now, you go. Get back home. Ecco qua. Questo. Abbiamo letto, sto facendo lo speedrun, quindi
Vediamo un po'. Macio, quanto tempo è passato qua? Il contatore. Quanto conta? Ecco qua, ci siamo quasi. Abbiamo quasi finito. Comunque, grazie, Macio. Sto gioco è bello complesso. Christ, Ethan, you're in here again? You missed dinner. Mom and Dad are pissed. They've been looking all over the place. Get out of here, Travis. Leave me alone. Hey, Ma, he's in here. E adesso l'ho fatto in maniera più veloce, honey, ma... Be careful with that lamp. Dale, what the hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories. I mean, what the fuck? Ethan! For God's sake, you missed dinner. I'm sorry. I've been working on a story all day. How long have I been out here? The Adventures of Paul Prospero, Supernatural Detective. Where do you get this stuff? Pop, would you get Travis out of here, please? He draws pictures on walls. What the hell is that? Chad, shut up. You got yourself a faggot for a son, Dale. Travis, let's go. Come on. Faggot! Ethan, you're a fucking faggot! Travis, stop it! Oh, shit! Shit! Everyone, go! Get out! Get out! The smoke is toxic! Oh, God! What do we do? Yo, what Io vado a dormire, buonanotte. Buonanotte, buonanotte, l'ispettore Gadget. Ah, sono le 7 di sera. I wrote about you, but I don't... Un'ora e mezza, wow. Finish my story about you. I wrote stories about everyone. I did. But my story's done. And it's a fine story. I can... Let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else? Okay. Un minuto. Quasi un'ora e mezza. Lo speedrun. Pasqualino, si è bruciata la pasta, si è bruciata la carne sopra il fornello qua. Vai a spegnere. No, si è bruciata la fella carne. Alla numero fondona. Quella Caiman carissimo. Buongiorno. E ben ritrovato il Lives. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Qui là, Fergus. Buongiorno, Fergus. Grande Fergus. Buongiorno carissimo. E stamattina abbiamo fatto uno speedrun di questo gioco bellissimo.
Bonjour, bonjour a tutti quanti. Fernbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille Fernbus, grazie per l'ospitalità nel tuo canale. E allora, cosa dire di questo gioco? Molto ben fatto. Complesso. In molti punti estremamente complesso. Ovviamente questo speedrun è stato frutto anche di, sicuramente, in primis dei consigli di Chiara underscore error 404 e poi, diciamo così, di una sorta di sequenza ben definita, organizzata, e in effetti è come se avessi seguito un percorso, un parkour. Bellissimo questo gioco, quindi complimenti cara Chiara, Lady Chiara, oramai come a breve sarà conosciuta. Quindi bello, complesso ovviamente. Se dovessi consigliare, direi di sì. Esatto. Error 404. Andiamo bene, andiamo. Perfetto, allora, per quanto riguarda voi che state guardando questo video, naturalmente vi aspetto, io vi ringrazio ovviamente per avermi fatto compagnia durante questa live, questo speedrun, 1 ora e 28 minuti, insomma è stato un record. Quindi per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, la programmazione continua. Ringrazio anche voi che lo state guardando su YouTube. Per quanto riguarda voi che state guardando questo video in diretta, ci vediamo fra una mezz'oretta. Sarò in live ancora una volta sulla Ellengren, nella mappa ovviamente dei fratelli Caponi, e sarò in crossplay multiplayer, quindi se volete potete anche unirvi alla live e quindi mi farebbe enormemente piacere. Quindi vi aspetto fra una mezz'oretta. Se non avete attivato le notifiche del canale, vi invito ad attivarle e vi aspetto giusto il tempo di un caffè, patacca, il caffè che spacca, una bella doccetta, ci mettiamo belli pronti e pimpanti e poi riprendiamo. So, see you later. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for watching this live streaming. See you later. See you in a half hour. In 30 minutes I will be back. Just the time to drink a coffee, to take a shower, and I will back. E allora ragazzi, vi aspetto. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je vais retourner dans une demi-heure. Caffè patacca, il caffè che spacca. Exactement. Je vais faire une douche, je vais prendre un café et je serai naturellement une autre fois. Un'altra fois en direct. Je vous attends naturellement, ragazzi, vi aspetto. Vi aspetto quindi fra una mezz'oretta. Activez les notifications pour être toujours mis à jour quand je serai en direct. E allora, ragazzi, grazie ancora a tutti. Ci becchiamo tra una mezz'oretta. A dopo, ciao ragazzuoli. Materu Matisu, grazie per il follow appena in tempo.
facciamo un bel annuncio. Matisu non me lo dà ancora. Mate. Mate. Materu Matisu, grazie per il follow al canale. Il caffè che spacca. Benvenuti. E allora vi aspetto fra una mezz'oretta. Per appunto per vi aspetto nella farm. Ok, a fra poco, a fra pi, ciao a you.